Si è appena concluso l'incontro organizzato dall'ANPI provinciale a difesa della Costituzione, cioè un incontro per denunciare la procedura in atto per la modifica dell'articolo 138 della Costituzione. L'ANPI provinciale ha indetto questo incontro dei cittadini con i parlamentari locali. Com'è andato questo incontro? Lo chiediamo a Paolo Pagnoni, vicepresidente provinciale e presidente dell'ANPI di Fano. Sì. E dunque l'incontro è andato molto bene perché ci sono state numerose decine di cittadini che hanno partecipato anche molto attivamente, dimostrando un grande interesse per la Costituzione e a sua difesa. Infatti tantissimi interventi sono stati tutti nella direzione di chiedere che si possa difendere fino in fondo la possibilità di non stravolgere, di non manomettere la nostra Costituzione, che però purtroppo comunque arriverà il 10 di dicembre alla votazione ultima alla Camera dei Deputati e lì i giochi saranno definiti. Quindi chiediamo, come stiamo facendo sul nostro territorio, a tutti i cittadini di informarsi, di essere vicini alla Costituzione e di fare il possibile perché questa non venga stravolta. L'ANPI da parte sua su tutto il territorio nazionale convoca deputati e parlamentari chiedendo loro che si schierino contro la possibilità di trasformare la Costituzione. Quindi noi è un appello che rivolgiamo a tutti. Questa sera l'invito mi sembra che era stato rivolto a tutti i parlamentari, c'era solo però il deputato Cecconi del Movimento 5 Stelle. Gli altri, sì, gli altri parlamentari hanno fatto sapere qualcosa? Sì, assolutamente sì. Sono stati invitati 6 parlamentari, di cui 4 del Partito Democratico, una di SEL e uno del Movimento 5 Stelle. Tutti hanno portato delle giustificazioni per non poter essere presenti e l'unico è stato il deputato parlamentare del Movimento 5 Stelle. Chiediamo a Iachini, così il dibattito è rimasto un po' monco, diciamo, era meglio magari poter affrontare in modo più articolato questa materia che è veramente molto delicata. Infatti lo stesso onorevole Cecconi ha subito fatto notare che non era il caso, no, di forzare il discorso a livello politico perché non c'era la controparte, come dire, in questo dibattito sarebbe stato molto interessante visto che la posizione del PD per esempio è fondamentale sul discorso se passa o non passa questa sospensione, diciamo, dell'articolo 138 per modificare la Costituzione. Credo che la posizione dei deputati del PD sia talmente centrale che sarebbe stata un oggetto importante della discussione di oggi, però sono stato comunque approfondito il discorso sotto tutti gli aspetti anche giuridici e quindi è stata sicuramente una serata istruttiva per chi ha partecipato. Sono state molte domande anche abbastanza precise, abbastanza puntuali. Sì, in effetti è stato anche fatto notare, no, che nonostante anche poi l'ora tarda che si stava facendo, la gente continuava a chiedere e andando nei dettagli tecnici. Questo è molto positivo quando si pensa che magari queste manovre stanno avvenendo in un momento in cui la gente è presa da altri problemi che si pensa più sostanziali, ma in effetti c'è gente che si rende conto che è sostanziale anche questo, perché modificare la Costituzione va a toccare una serie di altri diritti e poi le conseguenze sono reali, non sono solo sulla carta, e quindi è diciamo che fa sperare bene questa attenzione della gente su questo tema. E su questo tema ci saranno altre iniziative? Dunque, ripeto, l'ANPI intanto a Fano ha fatto già un incontro con un ex magistrato come Antonio Ingroia parlando proprio della difesa della Costituzione. Abbiamo fatto qui a Pesaro a livello provinciale e sicuramente organizzeremo altri momenti di dibattito, di incontro, di confronto. Secondo di come si sviluppa? Secondo dello sviluppo dell'incontro. Bene, grazie.